Ciao, benvenute come sempre. Allora, vediamo come saranno le luci. Chissà, ma comunque, dato che è un video da spacchettamento, facciamocelo andare bene. Speriamo che le cicale non si sentano troppo. Speriamo che le luci più o meno vadano. Non so per quanto riuscirò a stare fuori, ma ci proviamo. Dunque, mi è arrivato l'altro giorno questo pacchetto da Sephora, che più o meno so che cosa sono perché ho visto delle youtuber che li ricevevano questi prodotti, ma volevo spacchettarli con voi anche per vedere che cosa c'è, se ci sono le stesse cose o no. Dunque, ho tolto solo dalla scatola perché si è un po' distrutta e è ancora chiuso, quindi lo scopriremo tutto con voi. Scusate, ma inizio già ad averci un caldo. Ok, eppure non c'era caldissimo oggi, ma questo è un altro discorso. Iniziamo a spacchettare, direi. Quindi via questa. E iniziamo a guardare. La prima cosa che vedo, ho visto già che altre l'avevano ricevuto, quindi ok, è la Sephora The End Mask, è una maschera mattificante d'origine naturale in gel. Eccola qua, ed è della linea Sephora Collection, che comunque è vegan, cruelty free, iniziano ad avere un ottimo inci ad un prezzo più che accessibile. Unica cosa, i prodotti della linea Sephora e Sephora Collection, oppure anche Sephora Favorite, non sono scontabili se non con promozioni periodiche. E altra cosa, sempre che avevo visto, eccola qua, queste mi piacciono davvero tanto. La maschera Visual Luminous ed è perfezionatrice di pori e lisciante. Sono fantastiche perché sono maschere da 5 minuti e durano davvero tantissimo. Cioè, c'è tanto prodotto all'interno, quindi potete anche usare due volte oppure applicarla sul viso con le mani. Ottime, davvero ottime. E adesso veniamo ai prodottini che ci possono interessare un po' di più. Cosa facciamo? Tiriamo fuori direttamente tutto e poi dopo. Questo non l'avevo visto. Ok, c'è un po' di tutto. Ma me lo immaginavo qualcosa. Siamo sempre sulle maschere. Maschera in stick. L'avevo vista da alcuni. Questa è per 15 utilizzi, dicono, quando dicono gli utilizzi stanno sempre molto larghi, quindi se ne potranno fare anche di più, ma non l'ho provata. Maschera in stick alla spirulina purificante. Oh, ci piace. È fatta così. Ed ha un tempo di posa di 5 minuti. Proviamo ad aprirla. Fresca. Proprio applicata sul viso in stick. Ok, l'avevo vista da uomo, non da donna, ma proviamo. Le maschere ci piacciono sempre. Poi vedo altri due prodotti, non so da quale partire. Partiamo da questi, vediamo. Questi è proprio della linea Sephora. Abbiamo Sephora Ama Acido Aminoacido, gel detergente, pelle nuova, viso, occhi e collo, col 99% di ingredienti d'origine naturale. È questo qua. Gel detergente, pelle nuova, con aminoacidi, che è chiusa, mi piacerebbe aprirla, fatto un gel detergente. Quindi da mattina e sera proviamo ad aprirlo insieme. Vediamo un po'. Profumo fresco, gel. Questo qua lo proveremo. Secondo me, dato che un gel va bene sia con i detergenti, quelli a spazio dei detergenti, sia con le mani. È da provare, ma sicuramente ci piace. Pulisce e pulisce. Il famoso pulisce. E tonifica e ci può piacere. Altra cosa, sempre quindi tutto Sephora Collection, questa perché era la linea skincare, è uscita poco fa la linea effettivamente. Alcuni prodotti sono nuovi, altri ce l'hanno da un po', però questa è un'altra maschera, è sempre la stessa linea, però è con argilla bianca, la Clay, eccola qua. Dice di purifica e liscia, 96% di ingredienti d'origine naturale. Vediamo cosa dice. Se lo troverò, evitare il contatto con gli occhi. Ok,
Il tempo di posa? Ma è una maschera. Maschera con argilla bianca, ma non dice il tempo di posa. Vabbè. Un po' di tempo di posa. No, no, proprio non lo dice. Quindi comunque sia, ed è fino a quando non è, prima che si secchi, quando inizia a asciugare il viso, ma non è ancora secca, è il momento di rimuoverla. Mamma mia, sa d'argilla proprio. Sa proprio d'argilla. Maschera purificante ci può piacere. L'argilla bianca comunque è tra le più delicate, altra cosa che ci piace. Io mi sto chiedendo, ma le luci come sono? C'è il cielo un po' velato oggi, non so se riuscite a vederlo, ma vabbè. Va bene, andiamo con gli ultimi due prodotti, quindi tutto linea Sephora Collection. Ci piace. Dunque, partiamo con questo. Siero viso ginger con 96% di ingredienti di origine naturale, perfezionatore di pelle. Sono piccolini, è un 30 ml, ma è un siero, quindi ne basta poco. Adesso lo apriamo comunque. Flacone 100% in plastica riciclata, altra cosa che ci piace. Perfezionatore di pelle, c'è scritto qualcosa qui? Applicarlo mattina, sera. Bello anche il fatto che ci sia l'etichetta dietro, poca carta, poca... Perfeziona la pelle, va bene. Ora, vediamo un po'. Potrei essere molto imbranata in queste cose. Eccola. Ho quasi riverniciato il muro. È molto molto liquida, quindi ci piace perché è leggero anche per il giorno. È proprio un siero tipo acquoso che è già assorbito e lo trovo perfetto. Sa leggermente di zenzero, ma quando lo applicate sì, dopo non lo sa quasi più, quindi ci piace anche questo. Ok, lo proveremo. Lo proveremo sicuramente e andiamo con l'ultimo prodotto. Questo invece, sicuramente quello è da giorno, perché questo invece è un siero viso da notte, Emp con la canapa. Normalmente i prodotti con la canapa per la pelle mista e grassa sono validi. 96% di ingredienti d'origine naturale, anti imperfezioni, ci piace anche questo. La confezione è questa qui, è sempre un 30 ml e a questo punto andiamo ad aprire anche questa. Si capisce che era nuovo? Sempre se sono capace io di farlo uscire, perché non è detto anche questo. Scusate, ma... Eccolo. Sempre molto liquido. Prima volta che schiacciate, probabilmente non lo sapevo io, schiacciate fino in fondo e dopo esce. Tipo un sigillo a questo punto. Sa tanto di erba. Di erba tagliata. È molto più... È sempre molto leggero. Ci può piacere, allora sicuramente prodottini che ci possono piacere. A questo punto noto che abbiamo prodotti per la detersione, maschere, tante maschere, quindi proprio per essere adatte a ogni tipo di esigenza della pelle, perché la stessa pelle può avere esigenze diverse, quindi spirulina purificante, per i pori. La Emp è una mattificante, poi c'è l'argilla, quindi ok. E poi abbiamo il siero, direi che sono tutti e due adatti alla pelle mista e grassa perché comunque sono leggeri. Quello perfezionatore di pelle da giorno e l'anti imperfezione da notte.
quindi tutto della linea Sephora e della nuova linea skin care, e ci piace. Fatemi sapere se avete provato alcuni di questi prodotti e come vi siete trovate. Io sicuramente li metto sotto test subito, soprattutto i sieri, perché ho una leggera passione per i sieri, come sapete. E niente, spero di fatto conoscere alcuni di questi prodotti. Mano a mano che li testerò, comunque sia, ve ne parlerò. Fatemi sapere se le luci sono qualcosa di decente e soprattutto se il cicale non disturbano più di tanto. Io vi do appuntamento al prossimo video. Ciao! Ciao! Ehi, sono qui! Ciao! Ti sei ricordato di mettere un commentino? Mi raccomando, mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale. Solo così potrai ricevere un regalino da me. Lo sai che estraggo ogni mese? Ciao!